di cui io ho parlato. Eccomi. Posso cominciare io? Vai, Marco. Allora, io comincerei prima di tutto a fare un piccolo passo indietro per capire che cos'era, almeno dal mio punto di vista, Scienza Under 18 prima, no? Nel senso, per quello che mi riguarda, il lavoro, diciamo, ci sono due fasi fondamentali del lavoro nelle classi che partecipano a Scienza Under 18. La prima fase è quella che si fa a scuola, cioè gli studenti imparano non solo delle tecniche o non solo delle strategie per presentare, ma semplicemente studiano, esplorano la natura, esplorano dei fenomeni, cercano di capirli a fondo. E nella nostra idea, il fatto poi di doverli raccontare a qualcun altro è una fase anche quella di apprendimento. Quindi non solo studio con l'insegnante, cioè non solo l'insegnante mi fa scoprire dei fenomeni, ma io poi sono colui il quale fa scoprire gli stessi fenomeni a qualcun altro e sono così esperto da poter dialogare con il pubblico. Quindi non semplicemente racconto ho fatto questo, chiuso, ma sono aperto a domande del pubblico che mi chiede appunto, ma perché hai messo 3 grammi e non 4? Non andava bene con 4 grammi e se invece di mettere l'acqua mettessimo il vino andrebbe bene lo stesso o no? E spesso la risposta di chi era pronto era non lo so, proviamoci. A scuola non l'ho fatto, però guarda caso ho il vino qua, proviamolo, no? Questo era, vi racconto solo brevissimamente un episodio che racconto spesso perché secondo me è molto esemplificativo. Al museo ormai anni fa, una classe primaria che mostrava i pendoli, no? Aveva dei pendoli, quindi mi voleva convincere che il modo di oscillare dei pendoli dipendesse solo dalla lunghezza del filo e non, per esempio, dalla massa che avevano appeso sotto e neanche diciamo, dall'altezza da cui lascio il pendolo. E mi hanno fatto vedere vari esempi. Cioè qua c'era il filo corto, filo lungo e stessa massa, oppure vabbè, varie possibilità. Si erano dimenticati una possibilità, cioè mi volevano convincere di qualcosa che non mi stavano provando, perché mancava un caso, per esempio mancava il caso fili di lunghezze differenti ma masse uguali, no? Allora io ho fatto notare questa cosa a loro, dicevo guardate che se non mettete questa cosa non ci credo io, no? Loro hanno detto guarda che bella idea, te la facciamo, ha funzionato. Ed eravamo contenti tutti. Il giorno dopo sono tornato, c'era un altro gruppo della stessa scuola. Io non ho detto di essere stato il giorno prima, mi hanno rifatto la stessa pappartella che hanno fatto quelli il giorno prima, però a un certo punto hanno detto, e poi ieri è venuto un signore dai nostri amici e ha dato questa idea ed è diventata parte del nostro exhibit, no? Allora, questo è davvero qualcosa che si avvicina al fare scienza quella che fanno gli scienziati. Cioè ci sono le varie prove, ci sono gli errori, ci sono delle ipotesi che sembrano buone finché poi ci si accorge che non lo sono più e le cose si cambiano. Allora questi studenti avevano lavorato su questo exhibit per mesi, è bastato un giorno con una domanda intelligente per farglielo cambiare. No? Questa è una cosa che ci fa vedere come sia un modo di imparare diverso. Alternativo, ma assolutamente potrebbe essere complementare di fare scienza a scuola, no? Tant'è che gli studenti Scienza Under 18 la presentavano in orario scolastico, non era una cosa che stava al di fuori. Ora la domanda è come fare rientrare queste dinamiche in un qualcosa che è indifferita e in un qualcosa che è diciamo, portato attraverso un video. Quindi la prima domanda è possibile sì o no? Perché se no vuol dire che dobbiamo porci un altro obiettivo, non lo stesso di prima, perché altrimenti diciamo, si fallisce, no? E la seconda cosa, come si dice, l'essenza dell'exhibit fondamentalmente, no? Almeno per come la vedo io.
L'essenza dell'exhibit è che, diciamo così, è un'attività che aiuta chi la vive a pensare, a farsi domande. Tante volte non dà neanche molte risposte, no? Però è una sorta di macchina per pensare. Quindi, non, come si dice, quando tu dici uno ha imparato a fare un exhibit, che vuol dire ha imparato a fare un exhibit? Cioè, ho imparato a mettere l'uovo nell'acqua, ho imparato a mettere la quantità giusta di sale. Allora, la questione, io non posso imparare a fare un exhibit se non ho compreso a fondo il meccanismo, il fenomeno. Perché l'exhibit è uno, diciamo, è un esempio di un fenomeno, però io voglio capire il fenomeno, cioè l'essenza del fenomeno prima. Non so se mi sto spiegando. Posso risponderti io? O ce ne vuole? Certo. Cioè, secondo me, hai detto abbastanza bene cos'è scienza under, cosa è scienza under 18. La cosa che io aggiungerei, tu l'hai detta, ma con parole tue, ognuno usa le parole sue, cioè che il momento in cui l'exhibit viene messo in campo è veramente un momento in cui l'apprendimento viene rimesso in gioco e viene potenziato. Quindi quando io dico che il ragazzo ha preparato l'exhibit, non ho detto e non intendo dire che lui è il padrone delle ordine, nella mia intenzione quello è un oggetto che lui cerca di mettere in campo, ma su cui succederanno mille cose. Quindi la co-costruzione della conoscenza è su quell'oggetto che il ragazzo pensa di sapere, appunto, no? Perché comunque ma sta lì al gioco che riesce a creare l'insegnante insieme a loro, perché quell'oggetto, che è un oggetto a volte fisico e stabile, a volte è un oggetto dinamico, diventi un'occasione perché veramente lì si impari. E se noi riusciamo a diciamo a farla venire in classe questa cosa, perché il nostro problema è che non riusciamo ad andare non riusciamo ad andare in piazza, ma questo ci diventa un'occasione potenziale fortissima, perché noi a questo punto in classe facciamo un po' quello che totalmente non abbiamo mai fatto, perché comunque non avevamo mai il tempo di andare a sviscerare fino in fondo tutti i processi cognitivi in classe, e pensavamo che una parte sarebbero avvenuti durante la manifestazione. Lì, questa volta purtroppo, devono avvenire tutti in classe. Sì, ho capito, però ecco, delle varie, diciamo, proposte che hai fatto tu, la prima è qualcosa che, dimmi se ho capito bene, è una sorta di documentario su tutto, diciamo, il percorso di Scienza nel 18 di quella classe lì, perché tu vorresti metterci dentro sia la progettazione dell'exhibit, sia la discussione, no. No. No, io, guarda, ho detto un'azione. Cioè, per me, poi voglio dire, sentiremo anche gli insegnanti e anche gli altri, poi mi taccio, giuro. A me piacerebbe che io vedessi impegnati un gruppo di ragazzi, o una classe, anche 3, 4, non lo so, l'insegnante deciderà, una volta che ha scelto una singola azione, di sviscerarla in tutti i modi possibili e immaginabili con loro, perché secondo me lì si crea veramente tantissimo apprendimento. Cioè, Fai un esempio, Pietro, fai un esempio. l'esempio più facile è il primo, cioè quello di preparare il tavolo, no? Oppure, se io gli dico ai ragazzi, no? Appunto, ripeto, hanno preparato un exhibit con gli insegnanti, il che vuol dire che l'hanno appreso a un certo livello, chiamiamolo 2, chiamiamolo 3, cioè non l'hanno, perché neanche l'insegnante in realtà lo conosce bene, no? Cioè, diciamo, conosce soltanto alcune variabili. Allora decide, va bene, adesso facciamo che un gruppo allestisce un tavolo per presentare di Scienza Under 18, cioè in cui noi ci apprestiamo a ricevere la visita di un gruppo. Bene, apparecchiatelo, cioè mettetelo, scegliete una cosa, scegliete un'altra. E io, a me piacerebbe documentare questa cosa, documentare questi processi, documentare che cosa succede, documentare, perché lì, se
si crea il senso e poi si può ragionare anche con i ragazzi su tutte le azioni che hanno fatto. Però adesso mi taccio. No, ma per quello che dicevo che è un documentario. Documentario vuol dire questo, no? Cioè documento, se non tutte le fasi, una fase del percorso. Che in questo caso, come dicevi tu, è l'apparecchiare il tavolo, no? In questo senso è un documentario ed in questo senso sarebbe un documento che potrebbe tornare, per esempio, molto utile a degli insegnanti che non hanno mai messo in campo un qualcosa del genere, non hanno mai partecipato a Scienza del 18 e non hanno idea di che cosa voglia dire, per loro sarebbe molto utile, no? Vedere che cosa, diciamo, cosa sta sotto la superficie, non vedono solo la presentazione durante la manifestazione, ma vedono anche il dietro le quinte, no? A te interesserebbe questo, se ho capito bene. Dei frammenti del dietro le quinte, cioè quello che di solito non si vede e che succede in classe. Giusto? Mi taccio, voglio dire, siamo in tanti, non è giusto che okay. Risponda sempre. Perché c'erano anche altri. No, chiedevo a te perché la proposta è stata tu. Se vuoi ti rispondo velocemente. Sicuramente è un documento, ma tu pensa anche ai processi cognitivi che si innescano in quei ragazzi che lo stanno facendo. È duplice la cosa. Cioè, da una parte succedono delle cose, e dall'altra tu con questo documento puoi far succedere altre cose. È vero, così. Io la vedo così, però vorrei sentire altri. Sì, soprattutto quelli che sono in classe in questo periodo, in classe o a distanza, insomma, comunque che insegnano, ecco, nelle scuole, lo so che Marco insegna anche tu, anzi. Allora, provo a dire, sarebbe interessante, sicuramente non banale, perché effettivamente quello che si vuole mostrare è qualcosa che potrebbe essere più l'improvvisazione, cioè quello che accade davvero quando si vuole realizzare un certo progetto, oppure stabilire quali sono i passi da compiere, poi però lasciare andare le cose e vedere cosa fanno i ragazzi, quali sono le interazioni. Per cui è sicuramente interessante, è non banale, perché penso che sia un tipo di attività insomma da pensare un attimo per l'organizzazione, per renderla davvero genuina, ecco, perché non, insomma, perché la faremmo a scuola e poi vabbè, sistemare altre questioni logistiche sulle interazioni tra classi, speriamo che ora di primavera lo potremo fare magari all'aperto. Però è sicuramente interessante e potrebbe anche essere, insomma, coinvolgere, fare di più, oppure all'interno di una classe suddividere il lavoro in più gruppi e ciascuno far lavorare gruppi diversi su un aspetto diverso di quelli che tu hai mostrato, per esempio. Questo è quello che mi viene in mente ora pensando alla fattibilità, ecco. Ma anche io, l'idea è molto molto bella, anche io ritengo che non sia banale, vada pensata molto bene la realizzabilità in questo contesto così vincolato, anche nella realizzazione di video, nel senso che quale parte fare a scuola, quale parte fare a casa, come interagire con i ragazzi a scuola, bello, ma va pensato bene, perché quest'anno siamo veramente un po', almeno noi a scuola abbiamo veramente tanti vincoli, ma tanti tanti, anche da parte della dirigente, che magari ci dà dei vincoli ulteriori oltre a quelli che già ci sono per norme, per cui bisognerebbe proprio sfruttare, cioè, per dire, da noi non sarebbe consentito dalla dirigente che due o tre ragazzi lavorino sullo stesso materiale, banalmente, scambiandosi due provette. Questo significa che il massimo dell'interazione che ci può essere è a una certa distanza, uno gira e l'altro fa. E già
siamo, almeno non so di altri dirigenti, la nostra è pesante su questa cosa. Abbiamo appena ottenuto l'utilizzo di un laboratorio di informatica, previo giuramento di disinfezione totale, sempre. Per cui mi viene da pensare, forse c'è da sfruttare anche un po' l'autonomia dei ragazzi a casa, ma tutta questa interazione che dovrebbe essere colta se vogliamo ragionare sul processo, si riesce a metterla in atto? Non lo so, ho un po' di... è una bella sfida perché sarebbe bello riuscire ad arrivare alla fine di questo anno così strano con una cosa così, perché vorrebbe dire avergli dato una svolta. Poi magari dopo Natale le cose migliorano, non lo so, come diceva Giuliana, si può sfruttare meglio l'aperto. Però insomma, al momento vincoli pratici a scuola ne abbiamo tanti. Si potrebbe passare da una dimostrazione a scuola e poi una rielaborazione a casa dove loro si filmano. Non so, pensieri un po' così a ruota libera su quello che poi sarebbe la traduzione in pratica dell'idea. Ecco, detta proprio così. Sì, io sono in Veneto, quindi finora ho avuto la fortuna di poter andare sempre a scuola, però anch'io come Marina mi trovo in una scuola dove, come dire, se questa è la regola, bene, ce ne sono altre di, come dire, aggiunte dalla dirigenza, nel senso che sì, è un contesto abbastanza difficile per tutto ciò che riguarda scambio di materiale, lavori di gruppo, utilizzo degli spazi, eccetera, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, io comunque con la mente stavo fantasticando e correggimi, Pietro, provo a ripercorrere quello che potrebbe essere nella pratica proprio il percorso. Esempio, anche perché specifico, io conosco Scienza Under 18, ma non vi ho mai partecipato direttamente. Potrebbe essere che io comunque propongo alla mia classe normalmente un exhibit dove magari in quel caso l'esperimento lo mostro io alla cattedra, loro ovviamente sempre in forma dinamica, attiva il più possibile, e poi siccome mi pareva di capire, si può pensare di far documentare con il loro intervento. Non per forza tutti i passaggi, ma anche solo uno dei passaggi da documentare tramite video potrebbe anche essere, ad esempio, la fase in cui loro immaginano una sorta di, chiamiamolo copione, non è un copione, ma un canovaccio, cioè le domande che loro potrebbero porre a un ipotetico pubblico e le risposte che ne potrebbero ricavare, no? E potrebbe essere che, ad esempio, ci sia una ripresa solo di questa fase qua. E che questa ripresa sia anche un montaggio dove vedi che, ne so, il bambino davanti al computer e senti la voce sua che propone la domanda, poi magari si vede quello che un altro che risponde, guarda che se io fossi pubblico ti risponderei così, e quindi un video di 3-4 minuti chiamato, non so, la fase delle ipotetiche previsioni di interazioni col pubblico. Sparo per dire la prima roba che mi viene in mente, vero? Dopo è chiaro che Sì, va pensata. se Ecco. posso interrompere, l'idea, ti interrompo un attimo, perché l'idea è questa, con una leggera modifica per quanto mi riguarda, nel senso che non si tratta di immaginare le risposte, cioè una volta che metti un gruppo di ragazzi, diciamo, ha creato una serie di domande, l'interazione diventa reale con gli No, altri, cioè gli altri danno le risposte delle certo. domande. Quindi non è che devono pensare alle risposte, No, è cioè che se io uno immaginavo in l'exhibit. diretta. Sì, però cioè io immaginavo l'exhibit che io preparo, che io studio, che io affronto con la mia classe. Se non attraverso uno schermo, non ho la possibilità di presentarlo a un'altra classe o a un gruppo genitori. Ad oggi, nel senso che noi a scuola facciamo qualsiasi cosa online, qualsiasi, in qualsiasi riunione, qualsiasi incontro, qualsiasi colloquio. Persino le presentazioni di continuità tra quinta elementare e prima media, quest'anno sono praticamente interrotte e sono degli incontri a tu per tu tramite computer. Per cui io pensavo, queste interazioni che tu dici essere vere, di fatto alla fine però sono all'interno dello stesso gruppo classe, che però è il gruppo che ha affrontato l'exhibit. Quindi Ma bisognerà un po' immaginare ma una persona esterna che
che non sa nulla di questa roba cosa potrebbe chiedervi o cosa potrebbe pensare quando voi gli proponete un certo ragionamento o gli fate vedere un certo passaggio. In quel senso io intendevo simulato o immaginato, capito? Però io non lascerei l'occasione di farle avvenire veramente, perché se anche, almeno nella mia esperienza, se anche i ragazzi conoscono l'exit, come le domande sono nuove, ti devi per forza, non è che devi dare le... Cioè, i ragazzi chiedono di quelle cose che tu manco lo sai meglio di me perché insegni, chiedono di quelle cose che veramente tu dici, se cominciano a fare un esercizio di questa cosa, per cui guarda che se un ragazzo chiede una cosa che non è detto che la risposta sia quella che tu ti aspetti perché hanno fatto l'exit che tu gli hai spiegato. Sì, non so, perché quella tu ti aspetti quella, ma forse no. Okay. Però devi provare. Ascolta, e provare a mettere giù, Pietro, giusto per avere un'idea, credo, un po' condivisa da tutti, secondo me, quali potrebbero essere gli step di queste riprese. Cioè, esempio, come dicevi tu, la preparazione del tavolo, quindi del materiale, oppure lo storyboard, chiamiamolo storyboard, non è la parola giusta, oppure il momento conclusivo, come dicevi tu, cioè... che ci siano dei momenti precisi forse può aiutare a capire meglio su cosa soffermarsi. Non so, è una bella sfida, non lo so. Non lo so, io, guardate, io ci davvero su questa roba ci lavoro da proprio tanti anni, più di 20 anni, nel senso io ho lavorato 9 anni al Museo delle Scienze e Tecnologia di Milano, il mio lavoro era progettare exhibit e attività con il pubblico e formare gli animatori del museo, e questa cosa è molto molto complessa da fare dal vero. Non voglio immaginare che cosa voglia dire attraverso il PC, se già abbiamo difficoltà noi a sentirci, no? E quindi davvero è complesso. Io quello che sto provando a immaginarmi è una forma nuova. C'è una forma nuova del tipo, mentre parlavate me ne è venuta in mente una, cioè una forma di presentazione nuova del tipo, io realizzo un video dove faccio vedere qualcosa che accade, no? Per esempio, facciamo appunto, stiamo su un esempio pratico, altrimenti non riusciamo a venirne fuori. Per esempio, prendo il famoso uovo che galleggia oppure no, no? Quindi sto immaginando... riprendo due cilindri pieni d'acqua o comunque apparentemente di acqua, prendo un uovo, lo metto in quello A, galleggia, prendo un altro uovo, lo metto in quello B e affonda, e il video si ferma lì e compaiono 3-4 domande possibili del pubblico che mi sto immaginando io, del tipo, ma dentro c'è veramente acqua? Oppure, ma se scambio le due uova, cosa succede? Per dire, no? Cioè, per dire, è colpa del liquido o è colpa dell'uovo? Perché la gallina non fa sempre le uova uguali, no? Quindi può essere che l'uovo galleggia nel contenitore A perché quell'uovo lì galleggia e quell'altro no. Allora, una domanda potrebbe essere, ma se io prendo le due uova e le scambio di contenitori e le metto dentro, succede ancora la stessa cosa oppure no? Quindi io mi sto immaginando 2-3 domande e a seconda della risposta, cioè della domanda che il pubblico virtuale vuole farsi, dovrebbe far partire un altro video. Cioè se il pubblico dice vorrei scambiare le uova, vai al video B e nel video B ti scambio le uova. Allora, se invece non vuoi farlo, è un'altra roba. Scusa Marco, scusami. Sì, a me viene in mente un'altra, mi sta ascoltando te, a me veniva in mente un'altra modalità, perché questa comincia a essere molto complessa, perché tu devi aver quindi previsto tutte le varie ipotesi e creare tanti video diversi. Potrebbe essere quella di organizzarsi in modo tale che il tal pomeriggio o il tal giorno, la tal ora, due classi siano sincronizzate, e ci sia una classe in diretta che fa con la webcam puntata, dove ci sono, però anche lì bisognerà vedere distanziamenti e non distanziamenti. Mi viene in mente la classica live di YouTube, perché se c'è un canale Scienza Under 18 la possibilità di farla live, dove si vede, no, la postazione,
e in diretta la classe tramite la chat può interagire facendo delle domande. Questa è un'altra cosa, però è a, cioè, a un livello di, diciamo, di organizzazione tecnica sì, differente. Sì, ed è anche più aleatoria, nel senso che da lì possono nascere cose che tu adulto, diciamo, non prevedi, e quindi devi saper però gestire sul momento l'imprevisto. Beh, ma quello succede comunque nella manifestazione vera, cioè realmente sì. Quando vai al banchetto succedono quelle cose lì, e non è tanto l'adulto che deve risolvere, ma quanto i ragazzi stessi, no? Solo che mi sembrava che l'idea era appunto realizzare non dei prodotti che si dovessero fruire in diretta, ma qualcosa di registrato. Ora, sul registrato, la cosa che mi è venuta in mente è quella che ho detto prima, nel senso che io, progettando un exhibit, non riuscirò mai, come diceva Pietro, a prefigurarmi tutte le possibili domande. Quello è impossibile, no? Però nella fase di progettazione è importante prefigurarsele, come dicevi un po' tu. Perché? Perché se io mi aspetto che mi dicano, e se avessi un altro uovo, beh, allora vuol dire che devono prepararmene un altro. Perché se non l'ho pensata, non ce l'ho lì. Però non avrò mai tutto. Allora, per quello, dicevo, delle infinite domande, si può fare una piccola, diciamo, cernita, cioè se ne scelgono, per esempio, tre, no? E queste tre mandano a tre azioni differenti, che poi non è detto che le tre azioni differenti non rimandino, un po' come le telefonate che facciamo alla compagnia telefonica, schiaccia uno, schiaccia due, schiaccia tre, se vuoi, hai questo problema. E quindi invece che inviare, fra virgolette, un video, si invierebbe un pacchetto di 5-6 piccoli video con un numero. Quindi a seconda della risposta che uno dà, vai a vederti il numero X. Lì basterebbe un PowerPoint con i link, e quando schiacci il numerino parte il video corrispondente, no? Un po' senza come andare... i fumetti con le scelte multiple. Esatto, sì, una cosa del genere, no? Questa è la cosa, secondo me, più vicina alla, diciamo, alla parte finale dell'interazione che si ha dal vero. Poi tutta la parte di documentazione del percorso che sta prima, quello potrebbe essere assolutamente una cosa ottima come allegato, per dire, no? Cioè, io ti faccio vedere questa, diciamo, questa presentazione, cioè dove c'è il video, ci sono le domande, si può cliccare, si vedono altri video, eccetera, eccetera, e poi c'è un'altra parte che è da dove è venuto fuori questo percorso, questo progetto, no? E quindi ci potrebbe essere una sorta di documentazione fatta con i mezzi che l'insegnante e gli studenti decidono, può essere video, può essere il PowerPoint, può essere una cosa scritta, quello che vogliono loro, foto, che racconta il percorso. Se c'è una documentazione di momenti, diciamo, fondamentali, cruciali, come quelle, per esempio, qua potrebbe essere che domande faccio, cioè che domande potrebbero fare, no? Allora, la discussione fra studenti che si chiedono quale domande mettiamo, a uno che cosa potrebbe venire in mente, no? Se c'è la documentazione filmata di questa cosa, sarebbe molto bella, no? E l'ultima cosa, se invece si prende... Chiudo solo questa qua, altrimenti me la scordo. Se ci fosse anche la ripresa invece di un'interazione vera, cioè fra un gruppo e un altro, è chiaro che il gruppo che fa da pubblico non deve avere partecipato alla progettazione di quell'exhibit. Quindi, se devo lavorare con più gruppi classe, per esempio tre gruppi classe, vuol dire che durante l'anno o il mese, cioè il periodo di progettazione di questa roba, non devono sapere cosa sta facendo l'uno, cosa sta facendo l'altro. Perché altrimenti è tutta una finzione che non verrà mai bene, no? Faranno finta di far domande, faranno finta di far domande intelligenti, non lo saranno, e andiamo un po' a perdere tutto quello che ci interessa. Bruno. Scusa, posso dire una cosa velocissima? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ci sono? Sì. Sì, volevo dire, non so se è troppo complicato, ma la stessa classe potrebbe essere, appunto, come diceva adesso l'ultima cosa di Marco, divisa in due gruppi che non sanno quello che fanno. Ma soprattutto
quello che si potrebbe, diciamo, nella manifestazione avviene tutto lì, quindi se tu non hai preparato qualcosa che risponda alle domande, sei fritto. Ecco, a lui è andato bene, a Marco è andato bene, perché il giorno dopo sono tornati con la modifica, però altrimenti i ragazzi sono un po' paralizzati se li pone di fronte. Se invece lo si fa all'interno della classe, io credo che se fa parte di un minimo percorso previsto, non ci sia bisogno di avere già tutti i video, diciamo, che coprono le potenziali domande, ma uno potrebbe dire benissimo, abbiamo fatto 10 minuti di cosa, un quarto d'ora, stop qua, settimana prossima facciamo un altro quarto d'ora, cioè spezzare per mantenere questa pezza, diciamo, delle domande, di andare a cercare delle soluzioni. Chiaramente se lo stesso insegnante lo assume come compito di, appunto, un certo arco temporale, potrebbe benissimo essere lasciato in sospeso e ripreso in base a quanto viene detto. In questo modo si garantisce un po' più di, appunto, ecco, di non preparazione a freddo, ma di rispetto di quello della dinamica che nasce nel momento. Ecco, non so, io non in classe, quindi non so se questo complica, però potrebbe essere articolato su tempi diversi che salvaguardano questo aspetto. Ma il pubblico che guarda questa cosa fa? Se lo deve guardare in... Non ho capito come funziona. Provo a riprendere le parole di Bruno rispetto a quello che hai detto, Marco. A me viene da dire che la classe o il gruppo classe costruisce il PowerPoint per l'exhibit. E quindi avviene quello che dice Bruno, cioè il primo esperimento innesca una serie di domande diverse che vengono affrontate attraverso, diciamo, tre domande, tre esperimenti successivi. E quindi, come dire, in classe si costruisce un percorso di lavoro che ha senso per la classe. Il prodotto finale per l'exhibit, invece, è quel PowerPoint che dicevi tu, in cui si fa vedere il primo video, si fanno delle ipotesi che a questo punto sono vincolate, non mi piace l'idea di dire 3, 5 o quelle che sono, però la distanza implica inevitabilmente di fare delle scelte di questo tipo, per cui ci sta. Però separerei il percorso di lavoro che fa la classe di costruzione graduale della conoscenza dal prodotto che viene presentato per l'exhibit finale, che invece deve essere decisamente più strutturato, perché sennò non è realizzabile. Invece volevo riprendere, e poi mi taccio, quello che diceva Marina prima, cioè i vincoli enormi che hanno le classi sulla manualità, fondamentalmente. E quindi, mi dispiace dirlo, cioè è ovvio che le regole vanno rispettate, non si discute, e allora mi viene da dire che bisogna giocare su video fatti in casa, nel chiuso della propria casetta, nel chiuso della cucina o del bagno, che ne so, con piccoli video da condividere sulla LIM se in presenza, oppure anche a distanza, chi se ne frega, in modo tale da consentire la sperimentalità in sicurezza. Se poi serve qualcosa di più strutturato, perché insomma in una fase successiva può servire una roba più strutturata, a questo punto bisogna trovare una soluzione che può essere il ragazzo che può fare una cosa, l'altro ragazzo che ne può fare un'altra, o addirittura, come ultima chance, l'insegnante che lo fa, insomma, che lo fa vedere, che veramente lascerei come ultima possibilità. Mi taccio. Io sono d'accordo su quello che hai detto tu, Paola, ed è quello che intendevo anch'io. È chiaro che anche, diciamo, in scienza del 18 standard succede questo, no? Nel senso, cioè, da una parte il percorso, e poi fra l'altro, parentesi, si vede benissimo quando ci sono delle classi che non lavorano in questo modo. Cioè, quando ci sono delle classi che l'ultima settimana preparano l'exhibit e ci sono gli studenti col copione in mano che leggono quello che devono dire,
e alla prima domanda che faccio chiamano il prof, ma prof mi ha chiesto una cosa, e cazzo, no? Quindi è chiaro che c'è il percorso graduale a scuola che fra l'altro è fondamentale per poter essere in grado di prefigurarsi delle domande di un eventuale pubblico, perché le domande che io mi immagino sono quelle che mi sono fatto io, cioè sono quelle che ci siamo fatti in classe, perché Filippo ha chiesto ma se cambiamo le uova, e quell'altro ha chiesto ma se cambiamo l'acqua, cioè sono domande che ci si fa normalmente all'interno del percorso. Poi diciamo, la cosa particolare qua è alla fine è realizzare un prodotto nuovo, che è questo PowerPoint, i video, quel che è, che in qualche modo riassumano il lavoro fatto e che diano la possibilità ad altre persone di poter scoprire, cioè di dare a loro il piacere della scoperta che hanno avuto gli studenti quando l'hanno scoperto a loro volta in classe. Quindi assolutamente è chiaro che il percorso va costruito in mesi, mentre il prodotto non ci puoi mettere mesi, no? Quindi, non lo so, quello lì è lo strumento che mi sembra un pochino più vicino, essendo in differita, rispetto alla manifestazione tradizionale. Il fatto, tutti quei vincoli legati al coronavirus, io li vedo nel caso in cui ci fosse un'interazione reale fra conduttore e pubblico, e allora sì, ma se l'interazione reale non c'è, cioè c'è lo studente o l'insegnante che mette l'uovo nel bicchiere e un altro che riprende, non vedo questi gran problemi per la realizzazione del video. I problemi ci sono nell'attività didattica di tutti i giorni, ma questo indipendentemente dal fatto di Scienza Under 18. Dovrebbe esserci un tema a sfondo particolare oppure no? No, non c'è tema. Ok. Scusate, per salvare la questione dell'interazione, che è quella più importante, si potrebbe forse far così, cioè la classe che prepara l'exhibit chiede comunque a chi partecipa alla manifestazione, diciamo, in diretta, insomma, di procurarsi del materiale in qualche modo, seguendo delle istruzioni, realizzano in quel momento loro magari il, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo, io penso alla matematica, qualcosa che si può fare magari con la carta, con gli origami, che ne so, cioè in qualche modo che la classe lavori su come dare quelle istruzioni per ricreare in casa, in sicurezza appunto, un certo esperimento, cioè i bambini diventano gli esperti in qualche modo in quel momento di quella cosa lì, che spiegano a chi partecipa, tipo adesso noi, io sono il bambino della terza C, e spiega a chi viene appunto a partecipare all'exhibit, si dice prima però servono questi strumenti, un po' come se fosse una ricerca o comunque un esperimento, cioè servono la beuta, l'uovo, l'acqua, fare insieme queste cose qua e poi da lì far scaturire le domande, quindi appunto l'interazione è crearla, continuare a preservare quell'interazione che è un po' l'anima secondo me della manifestazione, insomma, che altrimenti rischia di vedere, ci vediamo un video che va bene come documentazione secondo me, cioè il fatto che diceva prima Pietro di andare a concentrarsi su una fase, per esempio, no? Noi abbiamo un certo esperimento, potremmo dividere, diceva prima anche Bruno, la classe in 3-4 gruppi, dare lo stesso esperimento a far fare e magari filmare in stanze diverse, appunto, quindi anche fisicamente a casa, come questo gruppettino affronta quella fase lì. Quindi là magari fare un lavoro di documentazione, di video, quello che è. Però preservare in qualche modo questa interazione, secondo me, del banchetto virtuale, insomma, da fare anche tramite appunto Meet o altre cose, chiedendo però agli avventori di avere gli strumenti e il materiale per poter fare quel piccolo esperimento che non può essere ora porta chissà quale grosso esperimento visto insomma le necessità attuali, però potrebbe, come dire, l'importante non è preservare appunto il processo, come diceva prima, non tanto poi il prodotto che debba essere wow per forza o meno, insomma. Tonio, allora questa idea che proponi è carina, l'idea di far sperimentare poi anche a casa, cioè anche a distanza, chiunque veda quel video, quella diretta, può, se ha gli strumenti a disposizione, può partecipare. Questo è carino, ma rischia di diventare un po' limitante, secondo me, soprattutto sulle scuole più grandi, perché sento da come parlate, no? Che parlate di bambini, però ci sono appunto anche le scuole superiori, alcuni di noi insegnano alle superiori, e quindi
anche lì, secondo me, o forse soprattutto lì, si deve riuscire a puntare sul messaggio di Scienza Under 18, cioè della scienza sperimentale, perché questi poveri cristi alle superiori vengono subissati da teoria, spesso hanno poco o nessun laboratorio, spesso i laboratori che fanno sono di tipo dimostrativo confermativo, cioè ti ho già spiegato la teoria, andiamo a vedere in laboratorio che è proprio così, ma è brutto. Invece si perde tutta la parte di gioco, la parte di sperimentazione reale, che invece di solito alle elementari o alle medie si riesce a conservare un po' di più. Quindi mi piacerebbe, visto che insegno alle superiori ovviamente ho questa preferenza, mi piacerebbe fare qualcosa che è adatto anche a tutti. Quindi è vero che anche esperimenti semplici alle superiori possono stupire, possono spiegare fenomeni complessi. L'altro giorno mi sono ritrovato a spiegare ai miei studenti perché il cielo è azzurro, perché non lo sapevano, utilizzando una bacinella con dell'acqua e un po' di latte e una torcia. Quindi anche cose semplici possono dare delle belle risposte valide anche per le superiori, però il rischio è che se ci basiamo solo su quello che loro hanno in casa, solo su esperimenti fattibili a livello domestico, limitiamo molto forse il tipo di offerta che diamo, però rimane un'idea molto interessante. Mi viene in mente invece, sentendovi parlare, di un corso che ho seguito qualche anno fa online, era già online, con l'Università di Firenze. Il corso parlava del Think Aloud, cioè il pensare ad alta voce come metodologia didattica, dove il docente, pensando ad alta voce, guidava gli studenti nello sviluppo di una forma di pensiero. Lo applicava in quel caso, ed è come lo applico anch'io quando lo uso in classe, al discriminare tra le fonti che troviamo online. Quindi apro un sito internet e penso, chi è l'autore di questo sito? O vediamo quali potrebbero essere le finalità nascoste, cioè che cosa mi sta comunicando, che tipo di linguaggio utilizza, che tipo di immagini ha scelto. Ok, quindi tutti questi ragionamenti che una persona abituata a gestire le fonti online riesce a fare in 2 secondi, agli studenti invece non vengono naturali. E quindi con questa tecnica del Think Aloud, il ragionare ad alta voce li guida, perché gli fa capire quali sono le domande che loro potrebbero a loro volta farsi ogni volta che vanno a vedere un sito. Questa cosa qua, secondo me, potrebbe diventare utile, una strategia simile, proprio applicata al metodo scientifico. Cioè, quando io faccio un esperimento, uno degli studenti che conduce l'esperimento o uno degli studenti che simula il pubblico, che purtroppo non è presente, pone delle domande che mettono in discussione l'esperimento, come faceva Marco con il suo pendolo. Cioè ma succede solo con le masse così? Succede solo con i fili così? Quindi questi ragionamenti, però fatti ad alta voce, esplicitati, che quindi diventano un po' più orientati verso la metacognizione. Ultima cosa e poi chiudo. L'idea delle live secondo me non è male, può essere un po' più tricky dal punto di vista tecnico, però mi piace molto, io le faccio già settimanalmente, tutti i martedì sera faccio una live su Twitch, infatti stasera appena smetto qua vado a preparare l'esperimento, parlerò di amminoacidi e impronte digitali stasera, e faccio live con esperimenti in diretta, e quindi c'è l'interazione del pubblico che scrive nella chat e io posso anche adattare il mio esperimento, quello che devo fare, in base a quello che mi dice il pubblico. Poi si pasticcia, poi ci sono le cose che non vengono, quindi c'è anche la parte che diceva Pietro, no? Del vedere un po' il dietro le quinte, la scienza che non viene sempre al primo colpo. E quindi, non so, io lo trovo un format curioso e divertente. Secondo me fare un mix tra le due versioni, la versione video registrati e la versione qualche live in diretta, per esempio su YouTube, non sarebbe male, perché con la live la partecipazione del pubblico ovviamente è più grande. Basta. Tra l'altro, sì, aggiungo, la live, adesso se non vorrei dire una castroneria, però si può anche pensare come tentativo, come esperimento, di condividere il link della live solo con alcuni, giusto? Non per forza deve essere una cosa aperta all'intero universo. Per cui se io do il link della live, lo voglio dare a una classe in specifico, oppure aprire la live, faccio per dire ai genitori dell'istituto comprensivo, basta che do il link come privato, non in elenco, per cui, tra virgolette, posso anche selezionare il tipo di pubblico presente in chat.
per evitare appunto che penso ci arrivi di sì. Mi pare che si possa fare. Per i video statici YouTube dà questa possibilità del non in elenco, per le live suppongo di sì. Ah, ok. Va bene, stiamo avviando alla chiusura, manca un quarto d'ora, quindi cerchiamo di tirare le fila allora di questa giornata. Non mi guardate. Non lo so, io... io guarda, rispondo a Roberto che so che fra l'altro è anche bravo a fare queste cose. La cosa che dico è, intanto lui è solo. Nel senso, finché sei solo e sei e hai comunque padronanza degli oggetti che stai usando, delle tecniche che usi, è ancora fattibile. Io mi immagino già, perché l'ho visto, un gruppo di ragazzi, bambini, no, di solito presentano le cose in due o tre. Io psicogruppo. Scusa? Finisci. Ok, e quindi dico, in diretta potrebbe essere complicato, davvero complicato, anche perché il bello dell'interazione, quella che c'è sempre stata, è un'interazione fra 1/2 conduttori e un gruppo di 5-6 persone, non 100, non 50 e neanche 20, perché tutte quelle 5-6 contemporaneamente vedono lo stesso fenomeno, si accorgono delle stesse cose e hanno, diciamo così, il coraggio, diciamo, fra virgolette, di interagire, perché sono loro, sono un piccolo gruppo e quindi si sentono di poter dire la loro senza aver paura di sbagliare e non sono di fronte a un grande pubblico. Ora, questa cosa qua in diretta, con le difficoltà appunto della tecnologia che mi senti, ti sembra appunto le sedute spiritiche tante volte, no? Mi sento, non ti sento, batti un colpo se ci sei, no? E questa cosa qua che diceva, non so il tuo nome, Tonio, giusto? Tonio. Questa cosa qua che dicevi tu, io l'ho provata l'anno scorso per alcuni mesi all'università. Cioè, io mi hanno obbligato a fare dei laboratori online, cosa che è un paradosso, no? E però mi hanno obbligato, perché sennò gli studenti non potevano andare all'esame e quindi ho dovuto per forza farlo e ho usato quello che hai detto tu proprio. Cioè, siccome per fortuna sono riuscito a mettere in piedi delle attività che si potevano svolgere con materiali, fra virgolette, poveri, ho fatto sì che ognuno potesse prendere a casa propria la vaschetta, quello che serviva. L'abbiamo fatto perché potevamo fare solo quello, però le difficoltà ci sono state ed erano grosse. Cioè, ogni studentessa a casa sua, e avevo fatto piccoli gruppi di 5 persone solo, quindi con stanze virtuali, ogni studentessa che aveva la sua vaschetta conteneva acqua come quella delle altre, ma la vaschetta era differente. Magari la temperatura era differente. Il tappo di sughero non ce l'avevano tutti uguali, quindi a me succedeva un imprevisto e a quell'altro no. E allora quando a me succedeva l'imprevisto dicevano, ma guarda cosa mi è successo, non vedo bene, ma cosa ti è successo? È un casino, sono n esperimenti che stanno differenti l'uno rispetto all'altro, che stanno procedendo parallelamente e succedono cose differenti. Quando invece la cosa bella è ragionare tutti, cioè tante menti che osservano lo stesso fenomeno e lo indicano, dicono guarda cosa è successo lì, perché è successo quello, e lo stanno vedendo tutti, no? È un po' il problema che si ha quando si guarda il microscopio. Se ho un microscopio che non è collegato a un video e lo guardo con l'occhio, quello che vedo io non posso indicarlo a qualcun altro perché lo sto vedendo solo io. Quindi quando dico ho visto una cosa bella, guarda anche tu, ma dove? Metto il mio occhio, non la vedo più, chissà se intendevo quello che ha visto l'altro. Vedete, se è su un video, possiamo indicare e mettere il dito sullo stesso video, no? Quindi, a questo punto, io, diciamo, operativamente, la prima cosa è penserei se si fa in diretta oppure no. Poi, una volta che si sceglie questa strada, bisogna fare altri passi, no? Però la cosa è molto complessa, io non credo che oggi se ne venga fuori in nessun modo. Quindi
ci vogliono delle, diciamo, dei paletti, e a partire da quelli andare avanti, perché altrimenti, allora, perché le strade sono proprio differenti, sono veramente differenti. Allora Marco, la situazione è questa. In questa prima fase, a mio modo di vedere, occorrerà verificare la fattibilità della proposta, chiamiamola così, documentazione. Dove la proposta documentazione è riduttiva come termine, perché vuol dire, nella mia idea, anche nell'idea di molti che sono intervenuto, è che facendo la documentazione lavoro sui processi cognitivi dei miei studenti, lavoro sui concetti, lavoro sulle procedure e lavoro sulla metacognizione. È chiaro che il prodotto è un prodotto statico, ma il percorso non è statico. Cioè sicuramente nel momento in cui io metto in situazione, qui non sono d'accordo con tutte, io personalmente, su tutte le cose che ho sentito, cioè la simulazione secondo me non è una simulazione, almeno mi piacerebbe, scusate, che non sia una simulazione pensata, ma sia una simulazione live, cioè che sia lì quello che succede veramente. Sarà magari in fase di montaggio che poi decideremo magari di tagliare un pezzo, perché non so perché, perché magari per me non è bello, invece magari per l'insegnante è bello. Poi bisognerà discutere questa cosa qui. Però secondo me il live salva il processo, salva il vostro lavoro, scusate. Cioè salva il fatto che state facendo una sperimentazione, state facendo una sperimentazione in cui credete, se ci credete, no? E poi è chiaro, è un prodotto documentario, cioè un prodotto che poi vedremo che uso farne. Per me, io dico per me. La seconda cosa di prepararci per gli eventi live è una cosa che nella mia ultima slide avevo detto, ne parleremo da marzo in avanti, e sicuramente saranno coinvolti qui, se sono d'accordo, Roberto, Matteo, Giuseppe, Francesco, che vedo soltanto l'immagine, eccetera. Cioè diciamo quelli che comunque con queste cose un po' ne capiscono. Io certo non mi metto a organizzare dirette, perché avete visto, cioè, il mio livello qual è. Quella è una cosa che va preparata prima, se una classe vuole farla. Cioè se una classe comincia a ragionare e negozia con noi, negozia non nel senso che noi vi diciamo se funziona, ma diciamo mette sul tavolo una proposta, io vorrei fare una live con un'altra classe su questa cosa, la progetta, la pensa, la mette sul campo, e noi del CD di Milano sicuramente siamo pronti a discuterla, a affinarla, a vedere, poi vedremo la fattibilità. Quindi non aspettate a marzo a pensare l'evento live. Diciamo l'evento live lo pensiamo come struttura a marzo. Mi piacerebbe che ci sia appunto una fase di documentazione, come abbiamo detto, che abbia magari l'ultima ora finale in cui c'è veramente un dibattito live, magari con esperti, magari tra di noi, no? Se abbiamo visto 10 filmati, come insegnanti l'andiamo a discutere, no? L'andiamo a discutere, andiamo a vedere cosa c'è dentro, che cosa volevano fare, cosa ci ho visto io. Quindi possiamo vedere all'interno di una giornata che ci siano, non so, la sezione documentari, chiamiamoli così, con un'ora di live. E poi invece che ci siano una o due giornate in cui ci sono effettivamente live da organizzare in qualche modo, che vedremo. Io la vedrei così, cioè non, però in questa fase mi piace pensare che gli insegnanti ci pensano, e magari, non so, tra 15 giorni, prima di Natale o dopo Natale, dicono: signori, io ci ho pensato, questa è la mia proposta, che dite? Non vi piace perché vi piace, volete collaborare a costruirla insieme? Possiamo, cioè, che sia un gruppo di lavoro che si forma, ecco, che abbia chiaramente al primo posto i docenti. Chiaramente al primo posto i docenti come proposta. Pietro, scusa, io per tornare un po' sul punto della partecipazione che poi vogliamo avere dalle scuole,
Comunque curerei anche il fatto di fare una proposta che possa essere recepita a livelli diversi, quindi sicuramente magari ci potrebbe essere qualcuno che si lancia in queste cose, però anche, non so, io ho sempre riscontrato una difficoltà nel coinvolgere docenti nuovi in scienze under 18 perché si spaventano, ok? Si spaventano dell'exhibit normale. Figuriamoci, dico io, di questo. Perché è per noi. Ascolto, Marina, questo è per noi, ti interrompo, è per noi, questo gruppo è un gruppo di ricerca. Però per ottimizzare anche le nostre energie progettuali, cioè teniamo presente, non so, mi sentite? Sì, sì. Okay, quindi è Pietro. Pietro, tu mi senti? Ok. Cioè per anche ottimizzare le nostre energie progettuali, teniamo anche presente poi a chi andiamo a fare le proposte e il come... cioè, allora, per esempio, l'ex video semplice, quello in cui magari viene dato ai ragazzini una piccola, un piccolo stimolo da realizzare a casa in maniera sperimentale semplice, prendi la carta d'alluminio, vedi se galleggia o non galleggia con la forma, e loro che documentano la loro piccola attività. E poi condividono inizialmente magari con i compagni questo video. Perché io quest'anno, non potendo fare esperimenti a scuola, ho dato qualche cosa da fare a casa. E loro poi confrontavamo quello che avevano ottenuto. Allora, magari possono già cominciare a farlo con dei video. Perché loro magari hanno qualche esperienza di, appunto, tutorial, cose del genere. A quel punto è lì. Nell'osservazione dei diversi video, allora innanzitutto si potrebbe esplicitare il fatto di documentare tutto quello che fanno, senza tagliare, per esempio. Poi confrontarsi in classe, guardare i diversi video, vedere che domande vengono fatte. E questo poi eventualmente potrebbe essere pensato e allargato, cioè Scienze Under 18 potrebbe essere in grande una cosa del genere, poi operativamente, però insomma non lo so, nel senso che io temo che una proposta troppo tecnica che comprenda dirette, così, cioè, partecipa, non so nemmeno io, cioè, nel senso, stiamo attenti a non fare proposte che spaventino troppo, nel senso che, e a non ritenere troppo poco significative anche cose che sono ciò che i ragazzi possono fare in autonomia. Magari viene fuori una sorpresa, magari uno a casa da solo, invece che fare solo il prodotto, ci prova a fare pacciughi da solo. E a quel punto, certo, ci vuole poi la sistematizzazione, non lo so, la domanda in più. Non lo so. Io condivido esattamente quello che tu hai detto, Marina, forse... la discussione condivido esattamente gli exhibit, diciamo, di livello 1 è la prima proposta che noi facciamo, ecco, no, era la prima, è certo, è la prima. Il 90% dei prodotti sono di exhibit 1, no? Sì. E la lanceremo, tu addirittura hai messo 1,5, cioè hai messo l'exhibit 1, tu hai proposto addirittura l'1,5 e poi c'è il livello 2. Noi oggi come gruppo di ricerca, forse non mi sono espresso bene, diciamo, stavamo ragionando sulla fattibilità del livello 2, cioè dell'exhibit 2, per cui io da Marina, da Valeria, da Antonella, da Antonio, da Matteo e da Giuseppe, alla fine di questa riunione, oppure con calma, mi dice: ma potrei pensarci a vedere una piccola sperimentazione in questo senso, ma magari faccio anche il livello di tipo 1, perché no? No? Uh-huh. Però siccome lanciare l'idea soltanto di tipo 1 mi sembrava che non rispettiamo in qualche modo tutto quello, il percorso che abbiamo fatto in questi anni, mi sembrava che forse possiamo tentare qualche altra cosa. Se la possiamo tentare, la tentiamo. Se l'ora no. Ecco.
L'Exhibit 1 è il livello base, l'avevo scritto, no? L'Exhibit 1 è la proposta che faremo a tutti, anche a chi non è di Scienza Under 18, per cercare poi attraverso questa partecipazione di coinvolgerli in un discorso di riflessione sui nostri temi importanti, no? La proposta che dicevi tu è già un livello intermedio, è già un livello oltre l'uno, perché guarda anche l'analisi di quello che succede. Però scusate, il fare il livello 1, non, cioè il poter realizzare un video di livello 1 non rende indispensabile ai ragazzi a scuola il fare scienza, perché io posso tranquillamente fare un video di livello 1 e non fare scienza a scuola e non averci capito assolutamente niente. Invece se io faccio qualcosa di differente, a partire anche da prefigurarsi domande eccetera, è tutta un'altra cosa, io sono obbligato a lavorare in un modo differente. E questa è la grande, diciamo, la grande sfida, no? Nel senso, è questo anche il modo di far capire quanto sia importante il processo e non il video finale. Quindi il livello 1 sanno farlo tutti, chiunque, basta che vede un video su YouTube, lo copia e ne rifà, cambia i colori, cambia la forma degli oggetti e ne fa un identico. E ci mette mezz'ora, senza bisogno di fare un percorso a scuola. Poi dice d'aver capito, perché ripete le stesse cose che si dicono al finale del video e magari non ha capito assolutamente niente. Quindi la cosa che sarebbe bello proporre è un qualcosa che renda indispensabile fare scienza in un modo differente. Dovremmo, è questo di solito lo scopo, l'obiettivo anche di questa riunione, cominciare a capire com'è possibile e mantenere. D'altra parte, tu sai benissimo, Marco, perché l'ultima volta alla manifestazione sei venuto e hai fatto l'osservazione che comunque, no, il progetto Osservazione insieme a noi, Marcello, che comunque i vari livelli ci sono e noi è chiaro che siamo intenzionati a proporre, anche per rispondere a Marina, a tutti, a quelli che ci seguono ovviamente, ma magari anche ad altri, diciamo, due domande fondamentali. Primo, è possibile fare attività sperimentale e come? Spero che dicano sì, ma come si fa sperimentale con tutti i vincoli di questo periodo? E secondo, come mantenere in questa attività di tipo sperimentale quelli che sono i caratteri imprescindibili di Scienza Under 18, almeno, no? L'attenzione concentrata sui concetti che si mettono in gioco e sulla comunicazione da parte degli studenti. Dicevamo, no? Adesso ho rubato la parola a Paola Catalani, che sa dire queste cose meglio di me ovviamente, ma vabbè, le dico io in quanto poi devo curare la comunicazione. Quindi è chiaro, poi il livello 2, che è una sfida che volevamo proporre ai nostri cari amici, naturalmente che vedo la raccoglieranno in un modo o nell'altro, però è proprio questo il punto adesso. Continuiamo noi a proporre una certa qualità, poi sarebbe tutti con la realtà. No, ma dico solo, io durante la manifestazione più di una volta ho visto classi, specialmente di superiori, cioè ragazzi grandi, proporre delle attività di tipo 1, no? Cioè attività che io tornavo più volte e le rivedevo fare sempre allo stesso modo, erano sempre uguali, perché c'era un copione sotto, si fa A, B, C e per forza finisce C, punto. Però tante volte il bello era che arrivavano dei bambini, facevano domande vere, domande intelligenti, e questi dopo una prima fase in cui andavano in palla, perché non capivano più, perché loro volevano dire molecole, atomi, ma questi non sapevano cosa fossero, allora dovevano reinventare un modo nuovo di spiegare. Allora si vedeva che lì, in quell'istante, c'era un apprendimento, in quell'esatto istante, a causa dei bambini che ponevano domande vere.
Ora, se si pensa un video e lo si pensa di tipo 1, si ferma lì. Cioè, non va oltre, no? Non c'è quell'interazione, quel cambiamento che invece può avvenire in un'interazione con un gruppo di persone che non sa per davvero e quindi fa domande vere. Come la famosa domanda, ma perché il DNA del pomodoro non è rosso? No? Marco, c'è una questione di marketing. C'è una questione di marketing. Cioè, proprio così detta. Allora, se è così difficile, così faticoso, diciamo, costruire insieme, come stiamo facendo adesso noi, un discorso, no, su una cosa che stiamo pensando, un messaggio, quando tu lanci un messaggio e cerchi di allargare, di fare, è difficile. Rischiamo di non farci capire a nessuno. Quindi dobbiamo, in qualche modo, per questione appunto di marketing, dicevo, cercare di utilizzare il metodo che diciamo, vabbè, fai quello che sai fare, no? Come per dire, quello che fai normalmente, faccelo vedere. Per noi un aggancio diventa un aggancio, no? Come per dire, adesso ne hai fatto questa cosa, parliamone. Ti metto in una situazione, sì, in cui... Però un minimo di format si può dare. Per esempio, se tu dici, fatti vedere un'esperienza, perché già chiamarlo esperimento mi girano a me, no? Esperimento è un'altra roba. Facci vedere un'esperienza in cui, per esempio, ci siano domande. No? In questo video che metti, che ci siano domande, non solo risposte. Poi può essere alla Marzullo, che ti fai le domande tu e te le rispondi tu, e va bene, però che ci siano perlomeno, no? È dei piccoli vincoli che però ti fanno uscire da quelle cose che ci sono su YouTube, no? Nel senso, la ricetta succede quello che succede, ma già lo sappiamo che succede, anzi spesso te lo dicono già che succede, no? Quindi l'altro vincolo potrebbe non dirci all'inizio che cosa stiamo per vedere, perché altrimenti non lo guardiamo più. Questa ci dobbiamo pensare bene, sarà il nostro compito del CD, diciamo, di come lanciare la prima da Milano, poi... Un secondo solo. No, un secondo solo su quello che diceva Marco, che è fondamentale. Si potrebbe anche dire che se uno studente porta un suo video, questo, per essere accettato, diciamo, prima viene visto dalla classe, cioè la prima check, diciamo, il primo controllo è rispetto ai suoi compagni che fanno le domande a chi l'ha presentato, cioè per controllare che non sia solo copiato. Quindi già all'interno del lavoro della classe ci potrebbe essere questo filtro, cioè questo stimolo, non cioè nel senso cattivo, ma nel senso buono, lo stimolo a chi ha fatto il video a casa sua di essere sottoposto ad una interazione con i suoi compagni. Antonella, che dici? Sì, scusate, vi ho ascoltato con attenzione, però appunto sono un po' confusa, è un momento difficile. È uno stimolo che hai dato tu all'etero, parlando dei video. A un certo punto hai detto, è un po' come ai convegni ci si racconta il risultato finale, il video che tende a raccontare, a far venire l'esperimento. E racconti soltanto quello, racconti, fai vedere l'esperimento che viene e lo mostri così, e quindi non è il processo, non c'è la cosa interessante. E invece, cioè, proporre di raccontare gli inciampi, poi non so se ho sentito, ma non so se i convegni vengono raccontati anche gli inciampi oppure no, probabilmente nelle presentazioni no, uno dice, cioè c'era venuta, mostra le conclusioni finali, eccetera. Però invece il processo è sempre fatto anche di inciampi, di sbagli, di errori, e spesso è lì proprio appunto che trovi, sicuramente è lì che impari. E quindi dare lo stimolo di raccontare lo sbaglio, appunto, quello che non avevo capito e invece ci ho ragionato sopra. Sul resto non lo so, appunto, io devo pensarci con calma, forse io appunto comunque io non, cioè capisco che sul fare le pugnalazioni, su lavorare, cioè su fargli sperimentare, ragionare sugli errori, osservare eccetera, ma io non ho tanto la modalità dell'exhibit come proprio l'esperimento che metto alla prova,
non c'è come abitudine, cioè sono più sul racconto, sull'osservazione, più fermo ancora l'osservazione, perché i ragazzi comunque li vedo tanto incapaci anche solo di osservare e di porsi le domande giuste sull'osservare. E poi, come diceva Marco, mi sembra per fare degli exhibit veramente riusciti su un tema lo devi conoscere proprio tanto, anche tu insegnante, quindi forse anch'io appunto è un cambio, è una cosa molto lenta. Come dire, adesso mi sembra che i ragazzi io li faccio lavorare di più in questo senso, però in modo più singolo, in modo adesso appunto meno da exit, insomma. E allora questa cosa di però che ognuno possa raccontare i suoi inciampi, raccontare che cosa ha capito e quello sbaglio che poi ha corretto ragionandoci sopra e facendo magari un'altra prova, un'altra misura, potrebbe essere un aiuto. Poi magari la vuole idee più chiare la volta prossima che ci troviamo adesso. Bellissima, l'idea è bellissima per me. Proprio il cuore del problema è quello. Sì. No? Cioè, non far venire le cose. Cioè, quando ho detto sì. Che lo scopo degli exhibit di tipo 1 è quello di far venire le cose, e noi dobbiamo fare in modo che non vengano. No, nel senso, non per fare in modo che non vengano, dobbiamo andare a vedere tutte le possibilità per cui poi alla fine vengono certe cose. Io mi ricorderò sempre quando arriva in classe il ragazzo diceva: prof, non è venuto. Meno male che non è venuto, parliamo, no? Un esperimento allora, questa cosa del non è venuto è un classico che succede a scuola, no? Però quando viene detta la frase prof, non è venuto l'esperimento, è chiaro che lo studente non ha ben capito che cosa sia un esperimento, no? Perché il non è venuto l'esperimento è la traduzione del non è successo quello che mi aspettavo, che è una cosa ben diversa, no? Perché? Perché spesso a scuola si dice facciamo queste procedure e vedrete che accadrà questa cosa. Poi non succede. Non è venuta, hai sbagliato tu ad aspettarti che dovesse succedere quello al netto dei materiali, delle temperature, della procedura, no? È questo il bello del fare scienza per davvero, dello sperimentare per davvero. L'esperimento vero e proprio è quello che non sai come va a finire, ed è per quello che mi immaginavo una serie di domande appunto che portavano a diverse strade che potrebbero non portare a nulla come conclusione, per dire, no? Nel senso, lo studente che a casa fa l'esperimento, prendo sempre l'uovo che galleggia e affonda, lo studente che fa a casa l'esperienza dell'uovo che galleggia e affonda e poi va a scuola e lo fa vedere ai compagni, i compagni che chiedono ma perché succede, non è detto che lui sappia rispondere. La sua risposta potrebbe essere: io ho provato a fare questa cosa, di qua ci ho messo il sale e di qua no. Poi il perché l'acqua salata riesca a sostenere più l'uovo non l'ho ancora scoperto, scopriamolo assieme. Cioè la conclusione di una ricerca scientifica non c'è mai, no? C'è sempre un momento in cui ci si ferma, anche il premio Nobel si ferma a un certo punto e dice io ho studiato fin qua. Quindi uno dei grandi difetti delle cose che si trovano per esempio in rete è che si arriva a una conclusione. Abbiamo fatto questo, questo, questo e abbiamo imparato che. Quando invece magari chi sta osservando non l'ha imparato, ma si sta fidando, no? Come la classica candela sotto il bicchiere che si spegne e l'insegnante dice guarda che la candela si spegne perché non c'è più ossigeno. Poi lo studente torna a casa e la mamma gli dice ma cosa hai imparato oggi? Ho imparato che ho scoperto che se non c'è ossigeno la fiamma si spegne, ma non l'ha scoperto. Perché non c'è scritto da nessuna parte ossigeno lì. Cioè sulla fiamma non c'è scritto ossigeno, ha scoperto che se copri la candela si spegne, ma non sai perché. E la parola ossigeno te l'hanno insegnata, ti sei fidato, no? Quindi è molto complessa la cosa dal vero. Mi immagino che sia ancora più complesso in differita. Però è una bella sfida, dico, no? A maggior ragione, ci si inventa uno strumento nuovo. Va bene. Se siete d'accordo, andiamo a chiudere, invitando appunto noi manderemo sicuramente la registrazione sia a voi che anche ad altri, ok? E poi
faremo magari un gruppo almeno di tutti quelli che erano presenti oggi e di qualche altro che non è potuto arrivare, per vedere come continueremo questo percorso. Va bene? Altro? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Va bene, ciao. Grazie. Bene, quindi... buona serata. Grazie. Siamo... Francesco, vuoi dire niente? Francesco non ha parlato. Ma c'è Francesco? No. Sì, c'è. Ci sono, ho ascoltato con tanto interesse, ci pensiamo su. Ok. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. Ciao, Francis. Buona serata. Ci sentiamo. Ciao.